Tesoro, lo so che sei appena arrivata e non puoi sapere tutto, ma una cosa te la dico. Non ti piace la cucina? Non è un problema. Porca troia. Figura di merda epica. Posso aiutarti? Sono Chapman. Sono arrivata oggi. Loro mi hanno detto di parlare con lei. Non ho un numero di codice. Loro chi? Signor Caputo, la prego, mi lasci chiamare il mio fidanzato. Gli devo dire che sto bene. 2 minuti. Hai 2 minuti, non di più. Chiudi la porta. Non voglio una ressa nel mio ufficio. Premi 9 per la linea. Pronto, cellulare di Larry. Amy. Piper. Dammi il telefono. Un secondo, la voglio salutare. Amy, ho solo 2 minuti per parlare. Stai bene? Com'è la vita lì? Io e Howard abbiamo comprato cinese, Larry è così depresso. Mamma, passagliela, Amy. Mamma, dammi il telefono. Amy, ti prego, fammi parlare con lei. Sai, ho letto che quando Martha Stewart era in prigione, raccoglieva le foglie di terrazzo. Ok, mamma, per favore. Stavo parlando. Amy, non sei tu il centro del mondo. Che cosa vorresti dire? Piper. Ora ho solo un minuto, ti chiamo dall'ufficio delle guardie. Ehi, stai bene? Che succede? Ti amo da morire. Anch'io ti amo, stai bene? Ho i mutandoni della nonna e parlo solo con donne bianche. Ti sei unita alla nazione ariana? Non lo so, ma qui c'è una suora e non si può dormire nel letto, ma sopra il letto. Che cosa strana. Lo so, è strano. E quando sono arrivata mi hanno dato le saponette degli alberghi, ma niente shampoo. Ma lo chiederò in prestito ad altre donne bianche. Ti amo da morire. Una della mia stanza ha avuto un infarto quando è arrivata qui. Ok, tu non devi avere nessun infarto. Che hai mangiato per cena? I miei hanno comprato la cena al Palace. Oh, il Palace. La cena qui era un fegato inquietante. E ho insultato lo chef. E non si deve mangiare il budino perché viene da Desert Storm. Piper, ascoltami, non devi perdere la testa, ok? Ti prego, promettimi che non perderai la testa, ti prego. Dimmi che stai bene. Riattacca, Chapman. Mi chiamano Chapman qui. E tu sei la mia Pipe, ok? E io ti amo e questa situazione è solo temporanea. L'ha detto anche Yoga Jones, ma è solo il primo giorno e non posso, non ci riesco. Piper, tu puoi, sì che puoi, ok? Tu sei forte, amore, tu ami l'avventura, giusto? Per questo sei finita lì e per questo ne uscirai, questa è solo una grande avventura. Con il fegato e Yoga Jones e il razzismo. Puoi venire venerdì, ti prego, vieni venerdì. Dì a mia madre di venire sabato, non dirle che vieni venerdì, ok? Certo, ok? 2 notti... Soltanto 2 notti a dormire sul letto. E poi verrò io. Stanno per spegnere le luci. Saluta la forza. Devo andare. Ehi, non piangere. Non sto piangendo. Piper, ti amo. Ci vediamo venerdì. Ti prego, sii coraggiosa. Non farti sfilare i mutandoni della nonna. Ti amo. Ti amo. Devi ancora adattarti. Non ti preoccupare, ci riuscirai. Nel frattempo, cerca di dormire. C'è orientamento domattina alle 9. Shampoo per te. Forse la parola che stai cercando è grazie. Grazie. Buonanotte, Chapman. Chiudi la porta. Di alzarsi. Che c'è? Se vuoi fare la doccia e mangiare, devi alzarti. Ah, guarda che occhi. Devi metterci un po' d'acqua fredda. Ok, grazie. Fa una bella doccia, vestiti e presto comincerai a sentirti normale. Hai le flip-flop? No. Oh, tesoro. È pieno di funghi nelle docce.
Diavolo! Diavolo dell'inferno! Mi sto smollendo Luca! Mi stai facendo impazzire! Dammelo! Caglia di diavolo! Se lo dite voi.